Ciao a tutti e benvenuti. In questo video faremo una comparazione approfondita tra i due droni più desiderati del momento, il Phantom 4 Pro e il Mavic Pro. Questo video non vuole essere una vera e propria sfida, ma piuttosto un'utile guida per capire quale di questi due droni si adatta meglio alle vostre esigenze e magari aiutarvi a risolvere l'indecisione su quale acquistare. Iniziamo a parlare del Mavic Pro, un drone che sta riscuotendo un enorme successo, grazie soprattutto ad una caratteristica principale che lo differenzia dalla maggior parte dei suoi concorrenti, ed è la sua estrema compattezza, che ne facilita di molto il trasporto. Infatti la DJI, la casa costruttrice di questi due quadricotteri, per il Mavic ha puntato molto sulle dimensioni compatte, senza però rinunciare alla tecnologia avanzata che questo drone monta al suo interno. Nel Mavic Pro possiamo letteralmente ripiegare su se stesse le sue quattro braccia e le eliche, diminuendo così le sue dimensioni, fino a diventare grande più o meno come una bottiglia da un litro. In questo modo può stare comodamente anche in un piccolo zaino, insieme naturalmente al suo radiocomando, che, per la sua grandezza e forma, ricorda quello dei videogiochi. Il peso totale del Mavic Pro, compresa la batteria, è di soli 734 grammi. In meno di un chilo, quindi, questo drone contiene una tecnologia in grado di regalare un'esperienza di volo ad altissimo livello e filmati mozzafiato. Il Phantom 4 Pro, invece, pur essendo comunque un drone compatto, non può competere con la trasportabilità del Mavic Pro, che attualmente, da questo punto di vista, sembra essere il drone migliore per questa fascia di prezzo. Il Phantom 4 Pro pesa poco meno di 1400 grammi, compresa la batteria, quasi il doppio del Mavic. Le sue eliche si possono smontare e a questo punto è possibile riporre il quadricottero in uno zaino abbastanza capiente, ma non proprio in modo comodo, a meno di non acquistare il suo case originale o uno zaino realizzato appositamente per il suo trasporto, che in ogni caso alla lunga può risultare scomodo, soprattutto nel caso dobbiamo ad esempio percorrere un sentiero di montagna, percorsi un po' accidentati o comunque portarlo in viaggio con noi. Quindi, se siamo stanchi di utilizzare solo un action cam per filmare le nostre imprese sportive e vogliamo un altro punto di vista per le riprese video da condividere con gli amici, probabilmente il Mavic Pro è il drone che fa per noi. Nella descrizione di questo video potete trovare i link che vi portano alle offerte migliori per l'acquisto del Mavic Pro e del Phantom 4 Pro. Ma veniamo alla tecnologia che troviamo all'interno di questi due droni. Sono entrambi dotati di moduli GPS e anche GLONASS, il sistema di geolocalizzazione russo. Tutti e due i quadricotteri sono dotati di un sistema visivo all'avanguardia per il riconoscimento di ostacoli e la gestione di due importanti funzioni, l'Active Track e il Terra in Follow, che permettono ai quadricotteri, ad esempio, di tracciare dei percorsi prestabiliti, seguire persone, auto e in generale mezzi in movimento, da diverse angolazioni, altezze e distanze. Il Mavic Pro possiede questo avanzato sistema visivo nella parte anteriore e sotto il drone, mentre sul Phantom 4 Pro sono state aggiunte anche delle telecamere posteriori per avere ancora più precisione e un campo visivo maggiore rispetto agli ostacoli. Sono provvisti anche di sensori a ultrasuoni per evitare gli ostacoli con una precisione che nel Phantom 4 Pro arriva fino a 30 metri, mentre nel Mavic Pro si ferma a 15 metri. L'affidabilità dei sensori dipende molto dall'ambiente in cui volano e anche dalla pulizia delle lenti. Questi sistemi permettono a questi due straordinari quadricotteri di volare in totale autonomia anche su percorsi in salita e con ostacoli di diverso tipo. Il comparto video è di tutto rispetto in entrambi i droni e la stabilità delle immagini è garantita da un gimbal con stabilizzazione a tre assi,
ma il Phantom 4 Pro, con il suo sensore da un pollice da 20 megapixel effettivi, si piazza su un gradino più alto rispetto alla camera del Mavic Pro, che arriva a un massimo di 12 megapixel effettivi, con un sensore di poco più di mezzo pollice. Tutti e due girano video in 4K, ma il Phantom 4 Pro ha una scelta maggiore di modalità, con un bitrate massimo di 100 megabit per secondo contro i 60 del Mavic. Il Phantom registra anche in formato RAW e questo permette di avere più informazioni nella fase di post-produzione video. Tutto questo rende il Phantom 4 Pro più adatto ad un utilizzo professionale. Il telecomando del Mavic possiede un display a cristalli liquidi che mostra alcune informazioni utili. Nella parte inferiore può ospitare uno smartphone per la visione in prima persona attraverso la telecamera, mentre con l'applicazione DJI Go 4 è possibile settare un'infinità di opzioni e variabili per i nostri droni. Il telecomando del Phantom 4 Pro invece non ha un display a cristalli liquidi integrato, ma può ospitare anch'esso uno smartphone o addirittura un tablet dal quale avremo le stesse funzioni. Ma esiste anche una versione Plus del Phantom 4 Pro che integra un vero e proprio schermo touchscreen Full HD da 5,5 pollici montato su un supporto orientabile e ripiegabile che permette una visione ottimale in prima persona e naturalmente di gestire tutte le opzioni e settaggi vari. La distanza con il controllo remoto arriva su entrambi a un massimo di 7 km, naturalmente in condizioni ottimali. L'autonomia di volo è rispettivamente di circa 27 minuti per il Mavic Pro e circa 30 minuti per il Phantom 4 Pro. Quindi in tutti e due i casi abbiamo a che fare con un sistema di gestione dell'energia intelligente. La batteria che monta il Mavic Pro è di tipo LiPo 3S da 3830 mAh per 11,4 V, mentre per il più pesante Phantom 4 Pro è stata scelta una LiPo 4S da 5870 mAh per 15,2 V. Quindi, detto tutto ciò, più che scegliere il migliore tra i due, bisogna capire soltanto perché vogliamo acquistare un drone su questa fascia di prezzo. Se lo prendiamo per divertirci tra amici, in famiglia, per filmare i nostri viaggi, le nostre avventure da un altro punto di vista, con un risultato di ottima qualità, l'ingombro e il peso del Mavic Pro sono un vantaggio che non possiamo ignorare e quindi la nostra scelta dovrebbe ricadere assolutamente su questo drone compatto. Mentre se le nostre esigenze sono più professionali e se ad esempio siete già fotografi e volete ampliare la vostra gamma di servizi, oppure siete fotografi e filmmaker in erba, aspiranti piloti, ma non volete spendere molto di più per un drone di fascia superiore che vi permette di effettuare riprese per una maggiore gamma di utilizzi, il Phantom 4 Pro è il vostro drone. Vi ricordo che trovate i link per acquistarli alle migliori offerte direttamente nella descrizione del video. Non dimenticate di mettere un like se vi è piaciuto il video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle recensioni, curiosità e innovazioni che puntualmente presentiamo su Digital Best. Un caro saluto a tutti e alla prossima. Ciao!